Mi pare che tutti i gruppi abbiano espresso indicazioni di voto. Non ancora. Mi pareva di sì. Consigliere Paniero. Consigliere Paniero ha chiesto la parola? Sì, ma solo per una cosa. Dopo le 36 votazioni, prima di votare invece definitiva, ci sarà altra espressione di voto? Si chiude tutto qua la discussione? Ai sensi dell'articolo che non mi ricordo del regolamento, c'è scritto che una chiedo scusa, che una volta dichiarata chiusa la discussione c'è ancora tempo per ogni capogruppo e per ogni eventuale consigliere che si dissocia dal suo capogruppo per la dichiarazione di voto. Quindi una volta che io dichiaro chiusa la discussione si possono, però mi pare che la stragrande maggioranza abbiano già indicato la dichiarazione di voto, però si può fare chiaramente ai sensi, mi pare sia l'articolo 70, cioè l'ho visto prima, adesso non ricordo, fidatevi che c'è. Prego, consigliere Paniero. Allora, per l'espressione di voto, perché prima non mi sembra di averla espressa. Allora, ribadiamo ancora una volta il nostro voto favorevole dal punto di vista tecnico alla variante, perché si è lavorato bene, io faccio parte della commissione, abbiamo lavorato bene, abbiamo esaminato i singoli punti, le osservazioni all'inizio che erano una novantina, poi quelle che sono rimaste, le controdeduzioni, basandoci secondo me su criteri che sono quelli del buon amministratore, se mi permettete. Cioè, le regole sono regole, vanno rispettate, ma in questo momento bisogna anche capire il momento in cui viviamo e che queste regole devono servire agli operatori come agli uffici per riuscire a lavorare bene ogni singolo giorno. Quindi tecnicamente, per tutto l'iter, il nostro voto è favorevole, anche per le singole osservazioni, anche se ribadisco che questo votare singolarmente ci spiazza un po', e per essere un po' maliziosi, l'altra volta noi abbiamo chiesto che venisse sdoppiato la votazione per l'intervento di Palazzo Garrone, e alcuni componenti della maggioranza si erano tra virgolette allineati al nostro voto, diciamo, non avevano espresso un voto totalmente favorevole. Forse questo diluire le votazioni in questo caso magari può servire a qualcuno che invece esprimendosi totalmente in un'unica soluzione sarebbe andato forse contro quello che aveva espresso l'altra volta. Comunque, ancora la nostra contrarietà, qui si sta cercando di far passare il concetto che comunque Palazzo Garrone continuerà a rimanere pubblico, questo non è vero, e dover accedere a un locale, sedersi e dover pagare per consumare non è usufruire in modo pubblico di un locale pubblico è un locale che accedo e che posso usufruire in diversi modi, di solito senza dover obbligatoriamente pagare, diciamo. Ribadendo comunque che per le singole osservazioni, rimandando a quello che sono i verbali, ci sono i verbali delle singole commissioni che spiegano quali sono state le nostre votazioni, ripeto, i concetti base di cercare di venire incontro nel rispetto delle regole di quelle aziende che hanno fatto queste richieste, abbiamo fatto tante osservazioni di divisioni di PEC, perché con queste divisioni probabilmente si riesce a partire a realizzare qualcosa o comunque c'è più possibilità di farlo. Quindi il nostro voto saranno alle singole osservazioni, riprenderà quello delle varie commissioni, quindi abbiamo votato più volte favorevolmente a quegli interventi. Siamo contrari ovviamente alla questione di Palazzo Garrone. Arrivando invece, quindi faccio una dichiarazione di voto totale, sola, e intendo leggerla per essere chiaro, esprimendo la contrarietà alla variante nel suo complesso, per concludere, la contrarietà del nostro voto sarà sul piano
tecnico non sarà sul piano tecnico, dove invece condividiamo la totalità dell'operato e il nostro voto sarebbe stato favorevole, ma su quello politico non condividiamo la scelta fatta da questa amministrazione di trasformazione della destinazione d'uso di Palazzo Garrone. Grazie. Grazie a lei. Allora, se non ricordo male, mi pare che tutti i gruppi si siano espressi. Forse l'unico che non ha espresso è stato il consigliere Marco Elena. Però mi pare, no, c'è il consigliere Marengo, però mi pare che tutti i gruppi si siano espressi tranne il consigliere Maggiù e il consigliere Marengo. Hanno facoltà, altrimenti io dichiaro chiusa la discussione e si procede alla votazione. Consigliere Maggiù, prego. Bene, allora, penso che il consigliere che mi ha preceduto si riferiva alla mia posizione, ma non è importante, non c'è nessuna scelta dall'amministrazione di spacchettare per paura di cosa o di qualcos'altro. Insomma, io nuovamente prendo parola ovviamente sulla questione Palazzo Garrone, ribadendo che non vi è stata nessuna variantina nella mia posizione, non ho cambiato sulla destinazione d'uso dell'edificio, perché purtroppo rimane per me un nodo importante. Credo appunto convintamente che sarebbe meglio, prima di valutare una qualsiasi concessione ai privati, provare a trovare una soluzione pubblica. Ho sempre pensato che per mettere mano a edifici o strutture così grandi ed importanti come questo, che vedrà prendere un impegno della nostra amministrazione per anni, sia sempre importante temporeggiare e pensare bene, coinvolgendo il più possibile tutti, dalla maggioranza, dell'opposizione, anche cittadini e associazioni. Questa fretta del cambiamento d'uso dopo 2 anni dalla chiusura del tribunale non la comprendo, soprattutto quando si tratta di un patrimonio così importante e bello. La mia visione politica è che qualunque, insomma, argomento di lunga durata ma di grande importanza, come può essere Palazzo Garrone, acqua pubblica, qualunque argomento che impegna la nostra amministrazione oltre 10 anni, debba avere una discussione più articolata e argomentata con tutti i membri dell'amministrazione, ascoltando le proposte di tutti e poi fare la decisione politica, scegliendo la direzione che più si reputa giusta, ma un coinvolgimento reale, che in questo caso ci doveva essere, ancora arrivare a decidere. Rimango dell'idea che sarebbe stato importante raccogliere il più possibile le idee di tutti e lavorare su quelle che si reputa più interessanti, anche in visione di bandi nazionali e europei, per dare vita al palazzo ad un'attività pubblica. Mi dispiace perché a volte alcuni lavori portano ad un punto di non ritorno, in particolare la destinazione recettiva, male si adatta alla tipologia di edificio, alla sua distruzione interna, alla sua distribuzione e distruzione interna. La realizzazione di impianti impone interventi pesantissimi, quando anche alla fine della concessione, alla quale io personalmente non credo, ritornasse utile ad un uso pubblico, la struttura interna risulterebbe comunque compromessa. Non condivido la posizione del collega Bergesio, perché a mio avviso non basta un bar o ristorante ad accesso pubblico per dare quella connotazione di bene comune. La variantina è arrivata qui con un importante però lavoro dei nostri uffici ed un grande impegno dei commissari e i loro tecnici, anche se purtroppo per impegno lavorativo è l'unica commissione alla quale difficilmente riesco a partecipare. Nel consiglio precedente io appunto votai contro la questione del palazzo, ma poi votai a favore dell'intero blocco, con la speranza appunto di riaprire una finestra di ripensamento, di rivalutare insieme a cosa farne. In questa variante parziale ci sono delle novità importantissime, con possibilità di lavoro per il nostro territorio, ed è quindi molto positiva, e per questo assolutamente non voterò contro, ma sinceramente non potrò nemmeno votare a favore, perché credo siano stati toccati alcuni punti fondamentali del mio pensiero di vita pubblica, di fare, insomma, di coinvolgere il più possibile le realtà che ci stanno intorno, e quindi questa volta mi asterrei. Grazie. Grazie al consigliere Maggiù. Le dichiarazioni di voto del gruppo penso l'abbia già fatto il suo collega. Perfetto, 15 più 5.
Poi se volete dividervi i tempi tra voi va bene, insomma. Uno mette le virgole e l'altro i punti. Prego, prego. Grazie Presidente. Solitamente ci si aspetta questa cosa, che ne so, dal Presidente, magari non parliamo tanto, diminuiamo, cerchiamo di fare in fretta, dal mio collega di gruppo. Comunque, vuol dire che parlo tanto, lo stresso abbastanza. Comunque, per quanto riguarda il piano regolatore e questa, appunto, chiamatesi variantina, io volevo fare, c'è già stato appunto l'intervento del consigliere Panero, e però voglio anche, mi sembra giusto, ragionevole il fatto di voler dire due parole sul fatto che comunque questa variante, diciamo, arriva da un procedimento, da un percorso nato tanto tempo fa, alla quale comunque il nostro gruppo ha visto, ha comunque sempre dato voto favorevole a quello che appunto sono state i vari percorsi del piano regolatore sin dai suoi inizi. Se quest'oggi il nostro gruppo arriva a prendere una posizione così netta e chiara, senza stare lì a cercare il grigio per cercare di ma magari potrebbe andare bene, no, potrebbe andare male, no, una decisione netta e chiara per far capire che in un modo o nell'altro comunque la scelta di Palazzo Garrone è per noi una scelta decisiva, decisiva perché crediamo che l'amministrazione debba assolutamente, e per questo condivido anche l'intervento sia che di Alasia che mi ha preceduto e sia del consigliere Amajù, debba rimanere pubblico, interventi che vincolano, scelte che vincolano edifici per molti anni debbono essere frutto di un procedimento il più partecipato possibile di quello che sono la realtà politica, le associazioni, chiunque sia interessato, perché nel momento in cui oggi voteremo il piano regolatore, questa variante, daremo comunque, se non votando contrariamente, non un segnale forte sulla posizione che quell'edificio pubblico debba rimanere pubblico, ma per il semplice fatto, per una serie di questioni, la prima, quella già definita dal consigliere Panero e non soltanto, abbiamo questo edificio che comunque fa parte di un complesso di uffici già pubblici, un edificio che comunque fino a soltanto pochi anni fa veniva utilizzato come sede del tribunale, ad oggi ancora una parte sede del giudice di pace, altra importante fetta, altra importante istituzione, altra importante realtà che domani sarà spolpata anche di questo. E non voglio fare una parentesi perché mi dilungherei forse più dei 15 minuti, per una serie di questioni, appunto quella del complesso di pubblici uffici, dal fatto che ci debba essere un percorso, un procedimento più partecipato per tutta la comunità su scelte che vincono edifici per così tanto tempo, ma poi bisognerebbe pensare un pochettino più a lungo termine. Io mi sono e ci siamo posti questa domanda: ma nelle nostre realtà, che sia, non lo so, Bra, ma in altre amministrazioni pubbliche,
in altre istituzioni pubbliche, perché qui mi piacerebbe ogni tanto anche sognare, però la politica è fatta anche di sognare un qualcosa per cercare di raggiungerlo. Ma è possibile che magari altre istituzioni pubbliche non stiano, o comunque non abbiano la loro collocazione in edifici che sono privati, dove pagano con dei soldi pubblici, magari anche fuori da Bra, che pagano con dei soldi pubblici affitti? Noi siamo un'amministrazione pubblica che dovrebbe alzare la mano e dire al territorio, e non soltanto, qui c'è, se non vogliamo spostare uffici, se non vogliamo ingrandire i nostri, se vediamo che non c'è, non c'è, qui noi abbiamo un palazzo bellissimo, meraviglioso, c'è qualcuno che interessa, che magari paga affitti, che magari, e qui potrebbe far rinascere una realtà e rifar rivivere una realtà, facendo sì che rimanga veramente pubblica, magari dei risparmi, magari non per la nostra amministrazione, ma per la collettività intera, perché dobbiamo andare anche un pochettino oltre i nostri confini di quello che è la realtà di Bra. Siamo l'Italia, in fondo, siamo la regione Piemonte, in fondo. Possibile che abbiamo un privato, o potremmo avere dei privati interessati a fare ciò, e magari non abbiamo delle amministrazioni pubbliche che dicono, oh, ma nei nostri bilanci quell'edificio ci costa, boh, ma magari spostare un qualcosa lì, magari raggiungeremmo le stesse finalità, raggiungeremmo le finalità del fatto che manterrebbero una manutenzione efficiente, e un palazzo riprenderebbe vita, una realtà riprenderebbe vita, magari si porterebbe anche un indotto lavorativo su quell'edificio. Lo so, sono sogni, ma se non la pensiamo un po' così, pongo delle questioni e spero che l'amministrazione, anche votando favorevolmente questa variante, ci metta il suo tempo prima di prendere delle scelte, perché veramente avere un edificio di quella portata, di quella bellezza, di quell'importanza, dato, lo so, sembra che ci fidiamo veramente, andiamo a intrometterci in quello che è una realtà economica, perché noi va bene, magari il settore turistico, magari il settore ricettivo non vede questa crisi, perché comunque questo territorio sta ancora tenendo, anzi è, diciamo, in lieve espansione, ma ci andiamo a intromettere in quello che è un mercato che comunque sta avendo un suo equilibrio. Dobbiamo preoccupare di far risparmiare l'amministrazione pubblica, qualsiasi amministrazione pubblica, che sia la nostra, che sia quella di qualche altra città vicina, che sia riguardante qualsiasi settore. Questo è l'idea di fondo che mi spinge e ci spinge a votare contrariamente ad essere favorevoli al cambiamento di destinazione d'uso. A chi non piacerebbe avere magari un ristorante o un hotel o lì in quella sede, ma che se lo compri piuttosto? Quello è pubblico e rimane pubblico, quello deve essere. E noi amministratori pubblici dobbiamo pensare di far sì che risparmiare il più possibile le varie amministrazioni pubbliche, perché non esiste soltanto il comune, esiste l'ASL, esistono tanti settori pubblici. Quindi
Le mie domande sono, fino all'ultimo, cercate di ragionarci. Cerchiamo di ragionarci fino all'ultimo, perché abbiamo già avuto comunque delle esperienze, io non ero in consiglio, lo sono poi stato per la seconda, di lasciare alcune zone della città, alcune delle zone della città a diciamo privati. Ci sono delle esperienze, ma lì diciamo che l'investimento sarebbe gigantesco, sarebbe una cosa incredibile. Ma domani, quello che sta capitando tutto attorno a noi, una società va bene, dopo due giorni va male, cosa ci ritroveremo? Quindi vi chiedo veramente, non, fino all'ultimo, io per quello che mi riguarda il piano regolatore, so che va incontro ad esigenze, so che non fa un aumento minimo di un abitante, so, e per questo avevo sempre votato anche favorevolmente l'altra volta, so tutte queste cose, le so tutte, le sappiamo tutte queste cose qui, che serve per dare un impulso a quella che è un'economia un pochettino ferma, che serve per dare lavoro, ma so anche che stiamo facendo una belinata a fare questa cosa qui. Mi scusi Presidente se mi è uscita questa parola, ma me ne stavo uscendo una di peggio, allora mi sono trattenuto all'ultimo. Ragioniamo, secondo, non sta nella mia impostazione, non sta nella nostra impostazione, e in questi anni avete avuto modo abbiamo avuto modo anche col sindaco e con la giunta di conoscerci. Quelle le cose che vedo e che vediamo che vanno incontro a quello che è facilitare, aiutare, migliorare, tutte cose ragionevoli, siamo sempre stati ulteriormente ragionevoli e non abbiamo mai fatto questioni avendo dei pregiudizi, niente, abbiamo votato favorevolmente anche a interventi della maggioranza, assolutamente. In questo caso non possiamo minimamente, e non per questo ho voluto prendere la parola dopo l'espressione di voto del consigliere Panero, perché comunque volevo puntualizzare sulla nostra posizione. Noi ci saranno le osservazioni, voteremo favorevolmente / contrariamente ad alcune, ma anche l'impianto totale lo votiamo contrariamente, perché per dare un segnale ancora più forte, perché se non si è capito l'altra volta che quella questione eravamo contrari, ci costringete a fare in questa maniera. Ma spero che si siano capite le ragioni e i motivi alla quale noi ci appoggiamo per dare questo voto negativo. Grazie. Grazie. Dopo 5 ore. Consigliere Marengo. Grazie, ma non mi alzo neppure perché sarò brevissimo. Volevo solo fare un ringraziamento agli uffici e allo studio che ha seguito tutti noi commissari in queste fasi. Volevo lanciare una proposta, se era possibile, Presidente, ma proprio in merito a una questione di metodo sostanzialmente, visto che la votazione sarà particolarmente lunga. Abbiamo sperimentato poco fa che la votazione per alzata di mano credo faccia risparmiare notevolmente tempo. Potremmo prenderla in considerazione eventualmente anche in questa occasione? La mia ipotesi è provare se funziona il meccanismo. Se il meccanismo non funziona, ripieghiamo su. Ma anche se il meccanismo funzionasse, no, ci farebbe risparmiare. Comodo, perché poi c'è la stampante immediata, dico bene, quindi poi io mi rimetto alle decisioni, cioè chiedo scusa, mi rimetto al contributo tecnico dei funzionari, in particolare del dottor Fissone.
che però mi sembra si rimetta sì. alla sua decisione. No, nel senso che la procedura elettronica, se funziona, è la più corretta, è la più... Assolutamente, assolutamente certo. sì, ed è Vediamo, un'innovazione funziona, tecnologica che aiuta. In questa occasione, proprio visto, come dire, la durata, credo, di votazione per ogni questione, credo si potrebbe prendere in considerazione, almeno solo per questa volta, l'idea dell'alzata di mano. Era solo perché, come è capitato prima, a volte uno esce, l'altro entra, sono 37 votazioni, quindi in teoria diventa difficile tenere il conto, lo dico anche per gli scrutatori, non solo per me. Quindi io direi procediamo, e non funzionasse ripieghiamo sul metodo empirico tradizionale, che del resto sì, si è sempre usato fino a qualche anno fa. Quindi discussione chiusa, dichiarazioni di voto sono chiuse, procediamo allora alle votazioni. Prima, allora, la presa d'atto che è contenuta nei punti 1, 2, 3, 4 di pagina 9 e l'ultimo riquadro di pagina 10. Il PI.2 allegato P2.5/3. Passiamo a prenotare la presenza. Siamo qui. Dobbiamo essere 16. Ah, sì. Tripodi. Vedi che... Per quello che è opportuno comunque. Allora, presenza confermate, va bene. Si vota. Votazione chiusa. 14 favorevoli e non capi e un contrario. Adesso passiamo alla prima delle controdeduzioni e andremo avanti così per 35 volte. Se vi è utile, non lo so, io posso dire volta per volta, siamo alla 01A, va bene? Allora, votiamo adesso la osservazione 01A del 23 marzo 2016, presentata da Testa Gianfranco e Testa Mauro. Si vota sulla proposta. Sull'esito della proposta. C'è una tabellina apposta dove c'è scritto accolta, non accolta, eccetera. Chiaro? No, no, giustamente, per evitare poi equivoci, incomprensioni. Segnaliamo la presenza. Dovremmo sempre essere 15, sì. Va bene, possiamo votare. Allora, qui ho bisogno di una penna, grazie. Se vuoi, c'è un elenco. Aspetta, no, sbagliato. Ok. Va bene, questa è votata all'unanimità. Devo aspettare la stampa, posso andare avanti, va bene. Siamo alla numero 2A, 16 maggio, MPM, SAS, Domus, Endomus, SRL. Prenotiamo. Okay. 15 su 17, si può votare. Votazione chiusa, all'unanimità favorevole. Chiedo scusa, era la prima, la seconda o la terza, questo per sul filo. Benissimo. Siamo alla votazione 3. 3A, 16 maggio, MPS, SS, Domus in Domus.
Segnaliamo la presenza. Si può votare. Chiuso. All'unanimità. Votazione 04A, stessi presentatori. Si può votare. Chiusa la votazione all'unanimità. Osservazione 05A, 17 giugno, avvocato Lamberti Marco in qualità legale di Ciravegna Pierpaolo. Presenze segnalate, si può votare. Votazione chiusa, 12 favorevoli, non vedo la scherma, e 3 astenuti. Punto 6A, 28 giugno, proponente Montedil SNC. Segnaliamo la presenza. Sì, mi chiedo scusa. Si può votare. Votazione chiusa, 14 favorevoli e un astenuto. Osservazione 7A. Del 30 giugno, Milano Andrea in qualità di rappresentante legale della società Domus & Domus SRL. Va bene, si può votare. Votazione chiusa, unanimità favorevole. 08A, osservazione 30 giugno, stesso proponente di quella precedente. Si può votare. Votazione chiusa, unanimità. Osservazione 09A, 30 giugno, proponente Milano Pierangelo in qualità di rappresentante legale della società MPN SAS. Presenza confermata, si può votare. Unanimità a favore. Osservazione 01, 6 luglio 2016, presentata da Testa Raimondo. Confermiamo. Va bene. Si può votare. Votazione chiusa, 14 favorevoli, un... Allora, prego, consigliere Maggiù, dichiari la sua intenzione di voto reale.
quindi a questo punto dovrebbero essere 13 favorevoli, un contrario e un astenuto. Ai voti è così, lui ha dichiarato che ha sbagliato. Osservazione 02 del 7 luglio, presentata da Vignola Maria Antonietta, Scheri Matteo e Scheri Maria Teresa. Prenotiamo. Quindici su 17, va bene, si può votare. Votazione chiusa, unanimità. Osservazione numero 03 del 7 luglio, proponente Della Rossa Roberto. È entrato il consigliere Tripodi, 16 su 17, prenotazione chiusa, si può votare. No, da questa, 03. 03 Della Rossa. Della Rossa Roberto. Votazione dovrebbe essere chiusa. 16 favorevoli all'unanimità. Osservazione 04 dell'8 luglio 2016, proposta dall'avvocato Lamberti Marco in qualità di legale di Ciravegna Pierpaolo. Devo togliere e mettere gli occhiali tutti i momenti. Manca una presenza confermata. Ci sono tutte. 16 su 17. Si può votare. Questo sarà oggetto di ricorso. Votazione chiusa, 12 favorevoli e 4 astenuti. Proposta numero 05, presentata in data 11 luglio da Gaveglio Patrizia in nome proprio e per conto dei residenti firmatari di via Gabotto. Sedici, va bene, si può votare. Sto cercando. Io ho votato. Votazione chiusa. C'è un'astensione. C'è un'astensione. 15 favorevoli e un astenuto. Come aveva votato? Proposta osservazione 06, presentata in data 12 luglio da Milanese Giovanni e Milanesio Gioacchino. Tutti prenotati, si può votare. Approvata all'unanimità. Punto osservazione 07, 12 luglio, Montedile SNC. Sedici, va bene, si può votare. Votazione chiusa all'unanimità, approvata. Osservazione 08 del 15 luglio, immobiliare Altair SRL. Presenze confermate, si vota. Votazione chiusa, 16 favorevoli su 16. Proposta 09
del 20 luglio, Montà, presumo sia mancato un accento, Walter, in qualità di rappresentante legale della società immobiliare Mondavi SRL. È uscito Tripodi, quindi dobbiamo essere 10 su 17. Difatti ci siamo e possiamo votare. Allora, il risultato sono 14 favorevoli e un astenuto. Osservazione numero 10. Un astenuto. Votazione, osservazione numero 10 del 20 luglio. Proponente Milano Andrea in qualità di rappresentante legale della società Domus e Domus SRL. Ci prenotiamo. Dovremmo essere in 15, siamo in 15, va bene, votiamo. All'unanimità. Osservazione numero 11, Milano Andrea in qualità di rappresentante legale della società Domus & Domus SRL. Ne mancano due. Va bene. Si vota. Forse, sì. Si vota. Votazione chiusa. Risultato 15 su 15, favorevoli. Osservazione 12. Milano Pierangelo in qualità di rappresentante legale della società MPMSAS. Quindici su 17, va bene. Si vota. Quindici su 15, risultato 15 favorevoli su 15. Proposta osservazione, scusate, numero 13. Proponente Omler 2000 SRL, è tornato il consigliere Tripodi, quindi dovremmo essere 16. Va bene, si può votare. Votazione chiusa, approvata all'unanimità. Osservazione 14, Abet Laminati SPA. Ne manca uno. Va bene. Si vota. Votazione chiusa, approvato all'unanimità. Osservazione 15 del 21 luglio. Oricco Riccardo in qualità di presidente del convitto Provvidenza. Manca una, va bene, 16, si può votare. Sindaco. Chiedo scusa. Corretto. Votazione chiusa, all'unanimità approvata. Votazione, osservazione 16. Stessa data, Movimento 5 Stelle. Va bene, 16, si voti.
Votazione chiusa. 12 favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti. Proposta osservazione numero 17, Italia Nostra Onlus. Conferme ricevute, si vota. Votazione chiusa. 12 voti favorevoli, 1 contrario, 3 astenuti. Adesso passiamo all'osservazione 01P del 25 luglio, proponente Bergesio Alberto. Presenze confermate, si vota. Votazione, mi manca uno. Votazione chiusa. 12 favorevoli, 4 contrari e basta. Perché arriva a 16. Perché arriva a 16. Osservazione 01S del 30 agosto, proponente Lavia Cooperativa Edilizia a proprietà indivisa e Taricco Costruzioni SRL. Conferme ricevute, si vota. Uno deve votare, va bene. Votazione chiusa, 15 favorevoli e 1 astenuto. Osservazione 2S, Fiandino Sebastiano, Blangino Massimo, Operti Maria. Sì, 02S. Manca una conferma. Va bene. Si vota. Votazione. Si può chiudere? All'unanimità, 16 su 16. 03S, proponente FFB di Fogliacco Mario e CSNC. Va bene. Si può votare. All'unanimità. Osservazione 01PS del 20 settembre, proponente Zavattaro Mario in qualità di tecnico incaricato da Garesio Giovanni. Sedici, va bene, si può votare. Va bene, 13 favorevoli e 3 astenuti. Osservazione 02PS, settembre, architetto Monchiero Franco e geometra Magliano Guido. Va bene, vota. Approvate l'unanimità. Siamo al punto 03PS,
21 settembre, stessi proponenti. Segnaliamo e confermiamo la presenza. Va bene. Si vota. Votazione chiusa. 15 favorevoli, un contrario. Osservazione 04PS. Proponente Arri Pietro. Si può votare. Devono, va bene, tutti hanno votato, votazione chiusa, 13 favorevoli e 3 astenuti. Prego, consigliere Ferrero. Lo dico io a nome per... No, l'ha già detto, però non si è sentito, però se lo vuole ripetere. Però deve accendere. Al microfono. Allora, la sua votazione è favorevole. Siamo all'ultima, 05PS. Qui diamo solo, non solo diamo i numeri, diamo anche le consonanti. L'osservazione 05PS, ufficio tecnico. Confermiamo. Per adesso ne manca... Va bene, conferme date, si può votare. Devono votare ancora una persona. Va bene. Tutti hanno votato, votazione chiusa, 15 favorevoli e un astenuto. Allora, le controdeduzioni sono state accolte. Adesso dobbiamo passare alla votazione di cui alla pagina 10, votazione finale, con i punti indicati a pagina 10, a pagina 11 e a pagina 12. Poi ci sarà l'immediata eseguibilità. Quindi, in un'unica votazione concentriamo tutti i punti che si trovano a pagina 10 al fondo, a pagina 11 e a pagina 12. Segnaliamo la presenza. Tutti hanno segnalato la presenza, si può votare. Va bene? Possiamo chiudere? Va bene. Allora, votazione chiusa con il seguente risultato. 12 favorevoli, 3 contrari, 1 astenuto. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità. Confermiamo la presenza. Non l'ho visto. Va bene. Si può votare. Qualcuno deve cambiare? Quindi votazione chiusa. 12 favorevoli, 3 contrari, 1 astenuto. Grazie. Proseguiamo. Proposta numero 6.
Ottava variazione del bilancio di previsione 2016. Prego, prego, prego. Credo che occorra congedare l'ingegner Sandrone e la sua collaboratrice con gli auguri che con un'altra variantina, un altro figlio, insomma, o ci fermiamo perché durante il piano regolatore abbiamo seguito una maternità durante questa variantina e direi che è stato di buon auspicio. Grazie a tutti per la preziosa collaborazione. Credo che con questo strumento la nostra città abbia da domani un elemento da offrire all'economia del nostro territorio, oltre che una scelta che ha delle rilevanti implicazioni di carattere occupazionale, di carattere anche di scelta, di carattere ambientale, eccetera. Bene, grazie a tutti. Il Consiglio prosegue. Come ho detto prima, siamo al punto numero 6, ottava variazione al bilancio di previsione per gli anni 16-18, ratifica, deliberazione della Giunta numero 201 del 30 agosto. Illustra l'assessore Fogliato. Sì, allora, anche come tutte le altre, questa variazione di bilancio è stata illustrata nell'ultima commissione finanze e tributi, movimenta diversi capitoli, ma la cifra non è una cifra molto importante, perché complessivamente siamo attorno ai 254.000 euro. Di questi 254.000 euro parliamo di circa 52.000 euro di contributi sia in parte corrente che in investimenti, un 20.000 euro partita di giro per quanto riguarda l'IVA, 30.000 euro sempre partita di giro per quanto riguarda riversamento rette scolastiche, un 30.000 euro maggior contabilizzazione per quanto riguarda la TASI, l'importo più importante è 80.096 che riguarda da una parte le spese del referendum, dall'altra gli introiti da parte dello Stato a rimborso delle spese di referendum, e per 13.000 euro minori richieste per contributi edifici di culto. Tutti i vari risparmi di spesa sono stati spalmati su diversi capitoli, diciamo le spese principali sono state poi incarico professionale per adeguamento a zonizzazione acustica 25.000 euro, 35.771 per quanto riguarda la postalizzazione contravvenzioni e poi, avendo ottenuto il contributo, 30.000 euro sistemazione movimento franoso strada San Michele. Grazie all'assessore. Prego, consigliere Somaglia. Una richiesta velocissima, perché non entro nel merito, visto che ne abbiamo parlato in commissione. Non ricordo però più una cosa. Contributi agli edifici di culto, forse gliel'avevo già chiesto. Ah, ecco, c'era proprio stata... Non erano pervenute richieste da parte... Grazie. Grazie a lei. Consigliere Maggiuesci. Ok. Ha segnalato la sua uscita. Se non ci sono interventi, io metterei in votazione il punto numero 6. Se non ci sono interventi, va bene, segnaliamo la presenza. Quindi siamo presenti in... Chiedo aiuto agli scrutatori. 12. Due scrutatori ci sono, uno e due, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12. 12 va bene, quindi la presenza dei 12 c'è, si può votare. Sì. 9 favorevoli e 3 contrari. Proposta numero 7, approvazione del documento unico di programmazione per gli anni 2017-2019. All'assessore
Mi permette... Prego. Mettiamo la chiavetta solo per slide. Solo per spiegare come intendevo impostare la relazione. Considerando i tempi contingentati ad allora, cercherò di essere velocissimo. Leggo, chiedo scusa, cercherò di leggere qua e là nei vari appunti. Colgo l'occasione se possibile, per questo, colgo l'occasione di questo inciso per ricordare che i tempi sono esattamente quelli classici delle discussioni, non essendo né previsionale né consuntivo, 15 minuti, 5 minuti, 5 minuti, altrimenti non avremmo ammesso le interrogazioni e le mozioni. Quindi esattamente la tempistica è quella delle sessioni ordinarie, delle sessioni normali, senza bilancio di previsione né consuntivo. Prego. Sì, allora, no, se mi concede solo per chiarire, volevo dire, farò una prima disamina su che cos'è il DUP, spiegandone un pochettino le parti, questo più a carattere generale, prendendo spunto un po' dalla varia documentazione che l'ANCI ci ha messo a disposizione, gli esperti ANCI, perché essendo un documento nuovo era giusto anche chiarirlo a me stesso e chiarircelo tutti. Dopodiché alcuni passaggi relativo al documento che vi è stato presentato, depositato, e poi una piccola considerazione finale. Ecco, questo è un po' quello che io andrei a fare, poi disponibili a far tutti i chiarimenti, osservazioni che poi vengono dalla discussione dei vari consiglieri. Ok, diciamo che fa un po'... non so, andiamo avanti lo stesso. Vabbè. È mica finito, è mica chiuso. Sto guardando solo. Certo. Va bene, allora, primo aspetto è solo chiarire cos'è il DUP. Diciamo che documento unico di programmazione è forse la principale innovazione presente in questo momento fra i documenti di programmazione finanziaria. Permette una guida strategica e operativa per gli enti locali. È un presupposto rispetto a tutti gli altri documenti di programmazione. Se vogliamo, mi permetto, aggiungo io, non è del documento dell'ANCI, ha due limiti, perché richiede il deposito entro il 31 luglio, il 31 luglio i dati in possesso delle amministrazioni sono ampiamente parziali e soprattutto non si conosce ancora granché della legge di stabilità che poi verrà presentata dal governo e approvata dal Parlamento. Il DUP prevede due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. La prima è di più ampio respiro perché copre... Chiedo scusa. Prego. Posso solo evidenziare che grazie alla minoranza e su una discussione di tale importanza... Chiedo scusa. No, volevo solo evidenziare che grazie alle minoranze e su una discussione di tale importanza garantiamo la possibilità di andare avanti. Volevamo solo sottolineare questo. Ecco. Prendo atto della comunicazione, grazie. Prego l'assessore di proseguire il discorso. Allora, la programmazione strategica riguarda più una di ampio respiro, copre l'arco temporale di un mandato amministrativo, logicamente parte dal programma del sindaco, individua le linee strategiche e poi dà anche i vari indirizzi. Per quanto riguarda la sezione operativa, riprende le tematiche di prima, ma le cala più nelle missioni, nei programmi, negli obiettivi, sposa tutto questo, anche le varie coperture. La sezione operativa ha sempre un limite, cioè un arco temporale di 3 anni, un arco temporale che può andare anche oltre il mandato amministrativo se ci troviamo verso la fine operativa. La sezione strategica è il mandato amministrativo, la sezione operativa ha un 3 anni che, essendo, se uno la presenta all'ultimo anno o al penultimo, nei 3 anni si va anche oltre il mandato amministrativo, poi oggetto di discussioni da chi viene dopo. Andiamo pure avanti. La sezione strategica deve tener conto di... Allora, deve tener conto di condizioni esterne e condizioni
interne. Le condizioni esterne, come è facile immaginare, parliamo di decisioni del governo e di altri enti istituzionali superiori, di cui bisogna un ente locale deve tener conto. Deve tener conto dell'analisi socio-economica del territorio, deve conoscere il proprio territorio nel limite del possibile, e i parametri di monitoraggio dei flussi, vale a dire i parametri che noi abbiamo già sempre analizzato quando analizziamo il nostro bilancio, vanno anche raffrontati e confrontati con quelli che sono i parametri nazionali e via dicendo, per sapere a che punto ci si trova nell'ambito del nostro comune per quanto riguarda il grado di autonomia, il grado di rigidità, la pressione fiscale e via dicendo. Per quanto riguarda, andiamo avanti, le condizioni, se riusciamo, ecco, andiamo anche avanti, siamo ancora già oltre, le condizioni interne invece. I principali aspetti sono la gestione dei servizi pubblici locali, questo è un ragionamento a tutto campo, anche qui un ragionamento a tutto campo per quanto riguarda gli indirizzi generali su risorse e impieghi, le risorse che si ha a disposizione e l'allocazione dei vari impieghi. Parliamo sempre su un discorso ancora a livello generale, non si scende ancora negli obiettivi specifici, logicamente la gestione del personale e in ultimo il patto di stabilità che condiziona tutto quanto sopra. Detto prima, la sezione operativa. La sezione operativa scende più nello specifico, ha una durata appunto, dicevo, triennale, può andare anche oltre il mandato di una amministrazione e ha proprio il compito di scendere nello specifico della progettualità. Se vogliamo, passatemi in termini poco ortodossi, ma per capire, dagli, se vogliamo, dagli slogan, dai concetti generali, più nello specifico nella programmazione. Se vogliamo, pur essendo sempre importante le cifre, diventa molto più importante l'aspetto letterale, la descrizione della progettualità. Tenete conto che quando si parla di cifre, qui parliamo sempre degli ultimi bilanci approvati, perciò noi parliamo di un bilancio che noi abbiamo presentato, cos'era, febbraio o marzo, quando è stato presentato il previsionale, dove aveva lo spazio dei 3 anni, perciò si parlava anche 2017-2018. I dati 2017 e 2018 sono stati ribaltati nel DUP, ma non parliamo ancora per il 2017 del bilancio previsionale definitivo. Il bilancio previsionale definitivo è il bilancio su cui stiamo lavorando, che verrà presentato entro i termini di legge, che in questo momento sono ancora il 31/12/2016, chiedo scusa. Lo scopo dell'amministrazione è di arrivare entro la fine dell'anno a presentare il bilancio previsionale definitivo, pertanto questi dati possono essere oggetto di modifica anche alla luce di dell'evoluzione dei nostri conti, alla luce anche delle disposizioni della legge di stabilità. Inoltre nel bilancio si scenderà poi anche nei singoli capitoli. A quel punto, sempre in sede di presentazione del bilancio previsionale, verrà ripresentato il DUP aggiornato sia nella voce contabile ma anche sotto la voce delle progettualità, perché faccio un esempio: nel momento in cui è stato stilato, parlo della parte scuola, esempio, avevamo ancora in pancia decisioni dell'anno scolastico prima, intanto è stata presa da parte della Giunta le decisioni dell'anno scolastico 2016-2017, perciò anche questo è giusto portare anche per quanto riguarda l'aspetto descrittivo e di progettualità l'aggiornamento. Bisogna sempre tener conto che è vero che il DUP, per chi è qualche anno che siede, ha avuto già esperienze di consiglio comunale o di giunta, un tempo si parlava di relazione previsionale programmatica, dove era un bel malloppo, un bel faldone, dove era descritta tutta la progettualità. Ma la relazione previsionale programmatica era un documento che faceva parte del corpo del bilancio, mentre invece il DUP è un documento a sé stante ed è propedeutico per quanto riguarda poi il bilancio previsionale.
Dicevo, sezione operativa, dove vi ha, vedete che alcuni termini ricorrono, ma si scende più nel dettaglio, perciò una valutazione generale dei mezzi finanziari, definizione degli obiettivi operativi, ed è soprattutto in questa sezione dove si scende molto più sotto l'aspetto descrittivo, coinvolge tutto quanto riguarda l'aspetto di una programmazione comunale, e in ultimo aspetto la programmazione su tre settori particolari: personale, opere pubbliche e patrimonio. Andiamo pure avanti, valutazione generale dei mezzi finanziari, perciò la loro fonte e la classificazione del classificazione in bilancio, indirizzi in materia di tributi e tariffe, perciò va dichiarato tutto questo aspetto qui, e anche un ragionamento delle riflessioni per quanto riguarda il ricorso all'indebitamento e agli investimenti. Proseguiamo, la definizione degli indirizzi operativi è verifica dei diversi programmi per quanto riguarda la spesa, perciò l'allocazione delle risorse, ma anche l'allocazione del collegamento con le relative missioni, la dotazione di personale assegnati a queste missioni e obiettivi e le risorse finanziarie assegnate. Ultima slide prima di entrare su alcuni aspetti nostri, sono i tre settori particolari, cioè la dotazione piano triennale del fabbisogno di personale, piano triennale delle opere pubbliche e la valorizzazione del patrimonio. Sono trattati a parte perché sono certamente settori molto delicati e importanti per un'amministrazione, ma sono anche i tre settori che subiscono più di più degli altri i vincoli di legge, oltre che soprattutto per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio, i vincoli economici dati dalla situazione contingente economica. Alcuni aspetti che riguarda il nostro DUP calato negli aspetti più operativi, sui servizi a domanda individuale viene ribadito e rafforzato nel presente come obiettivo il lavoro per mantenerle per qualità e quantità con prezzo calmierato in base alla tipologia, reddito, composizione, nucleo familiare, eccetera. Economia insediata, vi è certamente la descrizione, anche se in sintesi, dell'attività economica, ma aggiungerei, non è riportato lì, però ritengo anche che complementare a quanto lì riportato il lavoro che viene fatto dalla tavola attività produttive, perché ragionare sull'economia, ragionare sulle esigenze, ragionare sull'opportunità vuol dire soprattutto ragionare di offerte e possibilità di lavoro. Altro aspetto importante, già più volte evidenziato nelle varie relazioni, è la rigidità del bilancio. Quanto delle entrate può effettivamente essere destinato a progettualità e quanto invece deve essere obbligatoriamente destinato alla copertura di spese fisse e ricorrenti. Tributi e politica tributaria. Insieme di scelte comunali e di disposizioni statali, sono imposte al netto delle agevolazioni stabilite dall'ente locale e permesse dalla normativa nazionale. Non tengono conto dei contributi e rimborsi a parte come addizionale comunale IRPEF e TARI. A questi dati va abbinata l'azione intrapresa dal Comune nella verifica dell'evasione e/o delle insolvenze. Azione anche di recupero crediti anche con l'ausilio di società esterna, ma in stretta collaborazione con i nostri uffici, nella logica che senza entrare in logiche vessatorie, ma nei limiti delle possibilità dei doveri, contribuire tutti ai servizi cittadini permette di mantenerli a prezzi accessibili a tutti. Non si toglie al signor Comune, ma ai propri concittadini. Servizi scolastici, medesimo tema su servizi a domanda individuale, costanza nel tempo di agevolazione, tariffe calmierate, accessibilità per tutte, qualità delle prestazioni. Ho già detto prima che alcuni dati andranno poi aggiornati in sede del DUP definitivo. Spesa corrente per missione per logica dato provvisorio e riassuntivo. Anche qui detto, troverà sua espressione compiuta nel prossimo bilancio di previsione, anche alla luce delle disposizioni contenute nella legge di stabilità, con le distinzioni in capitoli. Stesso discorso per le relative coperture finanziarie della spesa corrente.
la data in cui è richiesto il deposito del dubbio influisce in modo particolare sul capitolo disponibilità di risorse straordinarie, in quanto a luglio non era assolutamente in grado di avere contezza dei trasferimenti effettivi da parte degli enti superiori al Comune, soprattutto se vi saranno ulteriori decurtazioni. Ampio spazio nella sostenibilità dell'indebitamento in base alla legge. Continua la ricerca della diminuzione dell'indebitamento, influenzata però da un nuovo fattore. Spesso bandi, soprattutto in tema di edilizia scolastica, prevedono non un contributo a fondo perduto, ma l'assunzione di un mutuo a tasso zero. Pertanto oneri per rimborso in linea capitale e nessuno in linea interesse. La priorità da sempre data all'edilizia scolastica ci impone di accettare. Finanziamento del bilancio investimenti, riportati doverosamente le risorse tecnico-contabili in base agli oneri di urbanizzazione, alla possibilità di applicazione dell'avanzo di amministrazione, ai contributi ricevuti sia a fondo perduto, sia a restituzione annuale e sia sotto forma di mutua a tasso zero, ai contributi da privati. Non viene riportato sotto l'aspetto numerario, ma è nel contempo un forte e serio impegno che l'amministrazione si prende di un bilancio investimenti politico-amministrativo, dove è in corso, anche col confronto col territorio, l'individuazione di priorità ed obiettivi di riqualificazione e progettazione urbanistica su cui lavorare, politica e uffici, nel redigere progetti e l'intercettamento di risorse finanziarie. Tutto quanto sopra espresso dovrà e deve conciliarsi con le regole del patto di stabilità. Entrate tributarie, si pone in evidenza anche sotto l'aspetto numerico la diminuzione della voce imposte e tasse, anche se la sua incidenza, aumento del totale entrate e nel contempo la forte diminuzione dei trasferimenti dall'amministrazione centrale. Entrate in conto capitale, ciò che più volte abbiamo analizzato, andamento degli oneri di urbanizzazione, dell'uscita e dell'aggiudicazione di bandi, nel riuscire a vendere il patrimonio disponibile, nel riuscire a mettere in squadra realtà private con contributi. Sezione operativa, definizione degli obiettivi operativi, la parte descrittiva controbilancia la parte numerica. Vengono illustrate maggiormente dettagliate le varie progettualità e linee di azione dell'amministrazione, evidenziandone i fabbisogni finanziari e la possibilità di copertura. Diciamo che dopo allora ce ne sono già stati molti altri e troveranno aggiornamento nel quello definitivo. Discorso a parte, ma altrettanto importante, per quanto riguarda i fondi e gli accantonamenti di cautela relativamente ai crediti vantati, ma che influenza fortemente la destinazione dell'avanzo di amministrazione, distogliendo da altri obiettivi, in particolare investimenti. L'indebitamento, in particolare da mutuo, analizzando per cosa avviene contratto e le sue caratteristiche, e in ultimo l'uso dell'anticipazione di cassa, capendo le regole e le finalità. Ecco, scusate la velocità, ma era per dirvi più o meno il contenuto, avremmo dovuto parlare tutti. Permettetemi un'ultima considerazione, se ci sto ancora nei tempi. Verrebbe, dopo tutto questo, dire, come ho visto che da altre parti hanno fatto dei miei colleghi illustrando nel DUP, tutto questo, documento molto importante, è nient'altro che il ragionamento, la riflessione, la progettualità per consegnare a chi viene dopo di noi una città migliore di come l'abbiamo ricevuta. Così è lo scopo di tutte le amministrazioni. Io mi permetto di andare un po' fuori da questo, a fare un altro ragionamento. Io credo che anche alla luce del lavoro che ha comportato nel predisporlo, anche se una novità sicuramente va migliorata, è in continua un po' evoluzione, anche gli stessi enti locali con cui i miei colleghi con cui ci siamo confrontati, e la novità, e come tutte le novità, devono andare un pochettino a regime. Io credo che, e lo dico con rispetto sempre, non basta saper leggere la realtà, non basta avere gli strumenti per, non basta coinvolgere il territorio in tutto questo. Io credo che per un ente locale sia importante che ci venga sempre più richiesto di raccontare tutto ciò e soprattutto trovare degli interlocutori istituzionali, parlo di livelli superiori, che sappiano ascoltare questo racconto, sappiano anche giudicare questo racconto, ma sappiano rispettare questo racconto. Grazie. Ringrazio a nome
di tutti l'intervento dell'assessore nonché vice sindaco Fogliato, e se qualcuno vuole intervenire la discussione è aperta. Quindi, se ho capito bene, l'intervento dell'assessore è stato fatto, adesso si aspettano le... Ho capito. Grazie alla vicepresidente che mi ha sostituito. Inviterei a non farmi linea, chi vuole intervenire intervenga. Consigliere Allasi. Grazie presidente. Allora, una premessa anche qua, la presentazione del DUP ha avuto qualche vicissitudine e occorre ricordare che ci siamo trovati a inizio settembre con nessuno dei commissari che aveva il documento e perché il 29 luglio con la delibera di giunta era stato, poi con comunicazione successiva mi pare del 1 agosto se ricordo bene, era stato notificato ai consiglieri che il documento era depositato e in visione presso la segreteria. Non è mai stato inviato digitalmente e nonostante ho visto dal documento che poi è stato inviato a metà settembre che fosse stato digitalizzato con data il 1 agosto 2016. A parte questo problema di comunicazione, di possibilità di avere in tempi utili il documento, devo dire che queste preoccupazioni che avevo quando ci siamo ritrovati in Commissione Finanze, cioè oddio, non avrò molto tempo per leggere il documento, si sono un po' sciolte quando ci è stato inviato il documento e ho letto il documento. Purtroppo per motivi di lavoro non sono potuto essere presente alle commissioni dove è stato illustrato il documento e quindi diciamo mi rimetto agli altri consiglieri che sono stati presenti a eventualmente a dire se ci sono state considerazioni diverse da quelle che adesso ha esposto l'assessore o meno. Però devo dire francamente che il documento per la parte della sezione strategica è un documento vuoto. Vuoto nel senso che non c'è nulla da parte, nessuna considerazione da parte dell'amministrazione. Ci sono semplicemente dei capitoli con delle definizioni. Con delle definizioni e basta, finiscono lì. Non c'è un'indicazione, una descrizione degli indirizzi strategici riferiti ad esempio alla variazione dei fattori esterni o interni, l'andamento demografico, il cittadino, l'economia e lo sviluppo locale. Ci sono tutta una serie di definizioni, c'è un lavoro che è stato fatto dagli uffici, ma poi manca la parte invece dell'amministrazione per riempire la casella della definizione. E questo mi ha lasciato veramente molto perplesso. In sostanza, un po' come la sua prima parte dell'intervento, è stato un puro elenco di definizioni. Considerazioni politiche, strategiche, nessuna. Quindi da questo punto di vista il documento è invotabile, c'è una presa d'atto che c'è questo documento, ma non... Che cosa... Ci si domandava, chiedevano anche i miei colleghi di minoranza, presento emendamenti, ma emendamenti su cosa? Sulla definizione dell'andamento demografico, sulla definizione di economia e sviluppo locale? Ecco, per quanto riguarda invece la sezione operativa, nella sezione operativa ritrovo bene o male lo stesso difetto in gran parte del documento,
cioè la quasi totale assenza di azioni, di visione strategica e operativa, a parte alcuni capitoli dove ci sono anche considerazioni che condivido, e ci sono considerazioni interessanti, però poi non c'è neanche il supporto dei numeri, se non qualche totale, senza nessun dettaglio. E guardi, io non sono andato molto lontano, sono andato a vedere il DUP che hanno presentato per esempio al Comune di Alba, ed è un documento di 534 pagine dove per esempio nella sezione strategica l'amministrazione mette la strategia chiaramente per la città. Qui non abbiamo proprio nulla. E nella sezione operativa invece va a mettere le cifre conseguenza delle scelte strategiche che si traducono in scelte operative per i prossimi 3 anni. Quindi quello che adesso stiamo affrontando è un documento davvero invotabile da parte mia. Io non saprei cosa come mi esprimo, cioè è come aver letto 2 pagine di un'enciclopedia che mi definisce che cos'è il DUP. Ok, poi ci sono delle parti, lo dicevo, in cui qualcosa viene espresso, ma veramente molto poco, senza riferimenti, senza numeri, se non la mera ripetizione nell'arco dei 3 anni degli stessi numeri, dove invece magari c'era qualcosa da dire, non si niente. A me viene in mente 2 cose importanti, ad esempio l'aumento enorme, no, degli introiti per le contravvenzioni, ne abbiamo già discusso in un altro consiglio, un aumento delle contravvenzioni che va da 600-700 mila euro a regime per il 2017-2018 a 1,4 milioni e rotti, cioè parliamo di più del doppio, no? Visto i vincoli di legge, cioè l'utilizzo del 50% per interventi di aumento della sicurezza stradale, soprattutto relativamente agli attori sensibili, quindi pedoni, ciclisti, eccetera, a potenziamento dei mezzi per poter controllare in sicurezza il traffico stradale, la sicurezza stradale. Ecco, di fronte a un aumento così importante, no, di questa voce, mi aspetterei un minimo di considerazione che dica: questo aumento importante ci porta a dare questa visione strategica per cui per i prossimi 3 anni aumenteremo del 50%, con voci vere, non coprendo spesa corrente, degli investimenti per aumentare la sicurezza stradale, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, per esempio, un'altra cosa che poi era caldissima era nella parte sociale, anzi no, chiedo scusa, non era nella parte sociale, ma me lo sono perso, ma diciamo forse era nella parte sociale. Noi qualche 2 settimane prima della presentazione del DUP abbiamo approvato ben 4 mozioni, ad esempio, che riguardano una parte diciamo anche importante, sì, ma certo, ma non così, non può rivestire l'importanza di tutti gli interventi sociali, è solo una parte, che riguarda l'aspetto dei servizi socioassistenziali del nostro territorio, no? Dove c'erano 2 precisi impegni, no? Ebbene, in quella voce operativa in cui si discute, in cui si illustra, e c'è perlomeno almeno un elenco delle cose fatte, perché poi a volte c'è spesso un elenco eventualmente delle cose fatte, ma nessuna considerazione in più, non c'è, ad esempio, l'obiettivo derivante dall'impegno di quelle mozioni. Non c'è, è assente.
Allora mi domando, questo documento probabilmente, anzi, tolgo il probabilmente, è semplicemente la mera esecuzione formale di un dovere di legge, dove non c'è il cuore, non c'è la passione, non c'è il contenuto. C'è una cornice, l'obbligo di presentazione di un documento, fine, null'altro. Grazie. Grazie al consigliere Allasia. Consigliere Tripodi aveva chiesto la parola, prego. Grazie Presidente. Sta ancora parlando Allasia, sto parlando io. Ma stasera è pipì. Allora, come? Non ho capito. Ah, ok. Comunque, tornando al discorso DUP, documento di programmazione, chi mi ha preceduto ha già detto alcune cose che nel nostro intervento avremmo voluto dire, ma comunque prendo l'occasione per magari ripeterle e ribadirle. Innanzitutto, inizialmente, quando c'era stata la questione in Commissione Finanze sulla alcune problematiche riguardante la presentazione, la notifica ai consiglieri, non si era capito bene a chi fosse stato notificato, se il Presidente ne fosse a conoscenza del documento, Presidente della Commissione Finanze e Tributi. Poi c'è stato un chiarimento nelle commissioni successive e siamo arrivati a votare un documento di luglio, tra un po' a novembre, diciamo fine ottobre. Documento che è la prima volta che andiamo a votare, perché è la prima volta che per legge viene prevista la necessità, e non parlo soltanto di necessità, anche di opportunità, l'amministrazione possa stilare un documento dove possa nero su bianco stabilire, o comunque con numeri alla mano e con possibilità anche su alcuni punti di poter esprimere in maniera chiara quello che l'amministrazione appunto stessa vorrà fare nel prossimo triennio. Diciamo che veramente ho avuto, devo dirlo, la stessa impressione, o comunque un'impressione molto simile di quella del consigliere Alasia, per il semplice fatto che veramente in alcuni punti sembra veramente delle definizioni. Ma io sa benissimo assessore che ho sempre siamo sempre stati molto ragionevoli, quindi è la prima volta che andiamo a stilare questo documento, quindi diciamo può capitare, è la prima volta che viene scritto, che magari nei prossimi andrà meglio. Molte definizioni, poca ciccia, diciamo, poca strategia, poco da raccontare, perché mi è piaciuto veramente l'ultima parte del suo intervento, dove diceva io ho un'idea diversa rispetto, se ho capito bene, e se non ho capito bene poi magari dopo, ho un'idea diversa rispetto a quello che pensano i miei colleghi assessori di altre città. Questo è un'occasione, ben venga che ci sia un documento dove le amministrazioni raccontino quello che stanno facendo e quello che vorranno fare, e spero che la mia speranza è che a livelli alti
oltre che le amministrazioni possono raccontare, possono innanzitutto capire quello che c'è scritto e riconoscere e magari dare anche l'autonomia allo stesso ente, ad esempio comunale, come quello di cui stiamo parlando oggi, di poter fare qualcosa nel futuro. Ecco, io su questo documento, se fossi qualcuno di sovracomunale, lo leggo, lo studio e ho capito tanti concetti, ma per tutto il resto di strategie vere e proprie non ce ne sono molte. Quindi, però ci sta, in questo momento noi per quest'anno, a chi leggerà questo documento sopra di noi, abbiamo spiegato che cos'è il DUP, che cos'è un che cosa sono le condizioni esterne, che cosa sono la sezione strategica, che cos'è abbiamo spiegato tutto. Poi, dal prossimo le diremo che cosa ci sarà da fare. Quindi sinceramente, come al solito, quando si parla poi alla fine di bilancio di quello che avviene nella nostra città, ed è veramente, io non la ritengo esclusivamente un momento per la quale è un obbligo di legge quello di stilare un documento di programmazione. Riconosco il fatto che sia complicato. Chi ha mai messo in dubbio il suo lavoro? Assolutamente, è il lavoro dell'intera giunta. Nessuno. Siamo consapevoli che è un momento complicatissimo, che programmare è complicatissimo, che è difficile fare tutto. Al governo c'è qualcuno anche della vostra parte politica, di qualcuno anche la responsabilità di qualcosa magari bisognerà anche prendersela prima o poi. E un'altra cosa, un documento che andiamo a votare, ma già nel suo intervento, per quante volte ha detto verrà aggiornato poi nel DUP definitivo, ecco, già è un documento vecchio, completamente vecchio, perché è vecchio perché l'ultima cosa delle novità viene detto in una parte dove ci dice che, scusate un attimo, mi ero lasciato un segno e l'ho perso, ma questo qua mi viene in mente per far capire i tempi. A seguito dell'individuazione di due nuove sedi farmaceutiche avvenute con deliberazione giunta comunale bla bla, in fase di lascio autorizzazione all'apertura di una nuova farmacia con sede in Bra nella frazione Bandito. Al fine di valorizzare i luoghi del commercio è stata presentata nei termini previsti istanza alla Regione Piemonte per il finanziamento degli interventi per la realizzazione del piano di riqualificazione urbana per corsi urbani del commercio. La candidatura del Comune di Bra ha avuto esito positivo, ottenendo l'ammissione al finanziamento. Conseguentemente è stato possibile per i commercianti titolari di attività nella zona interessata dall'intervento partecipare a un ulteriore bando con la possibilità di vedere finanziato il 50% della spesa di investimento finalizzata al miglioramento delle esteriorità dei loro esercizi. Questa parte qui è la parte delle condizioni esterne, dove ci viene detto è successo quello, la riqualificazione urbana è conclusa, ma noi quello che ci interessa è il dopo. Cosa programmiamo dopo? Che cosa c'è da programmare? Quindi sono degli agglomerati di numeri, di settori di numeri, come se fosse un bilancio con di fianco delle definizioni. Punto. Penso e spero veramente che questo documento non sia poi nel definitivo la stessa cosa, ma magari ci siano le basi, magari non pretendo i numeri ben precisi, anche se sarebbe auspicabile, ma comunque delle intenzioni di
che si vorrà fare. Qui non ci sono. Mi dispiace, ma qui non ci sono. Ad esempio, ad oggi, ma penso che lo sapevamo già a luglio, avremmo saputo già a luglio, abbiamo fatto dei lavori, mi sono soffermato lì, di riqualificazione del centro. Meno male che l'abbiamo fatti, come ho detto, e poi ho sentito nel tempo che sul fatto Porfido, non Porfido, via Principi, e poi meno male che abbiamo scelto di fare una battaglia anche grazie agli altri consiglieri di minoranza, e parlo anche di quelli di centrodestra, eccetera, eccetera, per far sì che ci fosse il Porfido in quella via. Ma non soltanto, abbiamo riqualificato, si è riqualificato, avete riqualificato altre zone di Bra, ma non finisce qui. Su questo documento ci piacerebbe sapere che cosa capiterà invece in quello che è le periferie di Bra, le frazioni di Bra, le parti subito contigue a quella parte riqualificata, che basta spostarsi da via Principi per andare verso la stazione, e mentre fai quattro passi ti senti dire: guarda qui il marciapiede, guarda lì il marciapiede. Quindi questo ci piacerebbe sapere. Mi spiace che il sindaco possa sbruffare, però noi siamo qua. Siamo qua anche per stimolare l'amministrazione. Io sono dell'idea che non sono mai stato in giunta e non ho mai governato, però questo vuole essere uno stimolo. Io, se vede, non le ho detto fa schifo questo, le ho detto è la prima volta, e può capitare che le prime volte una persona ci può sbagliare, c'è la seconda possibilità, ok? Quindi io sono dell'idea, sapete benissimo qual è il mio atteggiamento, il nostro atteggiamento su queste questioni. Ma appunto, quando poi vedo situazioni a livello di mantenimento del verde con delle problematiche che ci sono state in quest'estate, abbiamo notato tutti, è semplicemente perché è il primo termine che mi viene in mente, ma una certa incuria, ma veramente il primo termine non vuole essere di disprezzo assolutamente, ma ci sono dei problemi, esistono. E quindi bisogna andare lì e secondo me intervenire, perché è vero, nel centro non c'è tanto verde, nel centro abbiamo riqualificato, è tutto bello, però esistono le zone contigue del centro, esistono le periferie, esistono altri quartieri, che anche su quelle cose lì bisognerà programmare qualcosa, perché continuare sulla posizione di pedonalizzare riqualificando, quindi cercando di creare una bella via, un bel arredo urbano, per cercare di far sì di dare risalto a quello che sono comunque le nostre vie, i nostri percorsi. Un minuto, ok, i nostri percorsi del commercio. Ma qua sarebbe bello capire, visto che sono cose strategiche, visto che sono cose di 3 anni, discorsi riguardanti veramente il concreto della nostra città, e tanti punti e tante questioni in questo documento non sono stati minimamente toccati, quindi quasi mi sono pentito di aver criticato in maniera un po' ad alta voce tutta quella problematica lì di presentazione e non presentazione, perché alla fine, se per presentare questo potevo stare tranquillo e dire aspettiamo il definitivo, magari c'è scritto qualcosa in più.
Vabbè, se non la presentate perché c'è anche poco. Boh, amen. Comunque, questo non vuole assolutamente, non prendetelo solo esclusivamente come una critica, vuole essere un input per fare meglio, perché il nostro ruolo di minoranza, oltre a proporre, oltre a, è anche quello di dire: sentiamo cosa dice la maggioranza, stanno governando loro. Ma se domani lei questo documento dovrà darlo a qualcuno che vorrà sapere delle linee strategiche di Bra, le garantisco che ci capirà ben poco. Grazie. Grazie al consigliere Tripodi. Consigliere Bergesio. Grazie Presidente. Indubbiamente il documento unico di programmazione rappresenta la principale innovazione nel panorama dei documenti di programmazione in Italia. Il principio come lo strumento che, numero uno, come diceva l'assessore, permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente e sistemico unitario le discontinuità organizzative, e costituisce il principio di coordinamento e di coerenza dei documenti di bilancio, un presupposto necessario a tutti gli altri documenti di programmazione. Bisogna evidenziare tre obiettivi di fondo per capire questo strumento, che, come è stato già ripetuto, è appunto un'innovazione, quindi va compreso prima di essere analizzato. E il primo obiettivo è definire la programmazione strategica dell'ente sull'orizzonte temporale del mandato amministrativo, coniugando tra loro gli indirizzi strategici dell'amministrazione, i vincoli della finanza pubblica, la situazione economico-finanziaria dell'ente. Numero due, tradurre gli indirizzi strategici di mandato nella programmazione operativa sull'orizzonte temporale triennale coperto dal bilancio di previsione. E tre, raccogliere in un unico strumento una pluralità di documenti di programmazione settoriale con un orizzonte appunto temporale triennale, come previsto dalla normativa. La normativa in questo momento, per raggiungere questa finalità, non prevede uno schema di riferimento specifico per il documento unico di programmazione, ma vengono fornite delle indicazioni generali sulla base delle quali questo deve essere strutturato. Disegnare uno scenario di programmazione sulla base delle informazioni attualmente disponibili, che è quello che abbiamo cercato di fare, che si è fatto, non significa legarsi indissolubilmente le mani per tutto l'orizzonte di programmazione. Non significa fare delle scelte irreversibili, ammesso intanto che esistano nella vita delle scelte irreversibili. Significa però pensare, non significa pensare di sapere oggi a quanto ammonterà la spesa per il personale nel 2019 o in che decimi di percentuali cambierà l'incasso delle multe, ad esempio, ma rappresenta una serie di scelte di fondo che vanno espresse. Un grande consulente politico americano diceva, e io condivido, che se non puoi scriverlo è perché non esiste. Quindi è, io credo, giustamente a livello di normativa il dire: scriviamolo, facciamo sì che diventi lettera viva. E di fondo, secondo me, si possono riconoscere alcuni macro elementi per scendere nel concreto. Uno, mantenimento costante della pressione fiscale comunale lungo tutto l'orizzonte del DUP, che è sicuramente fissato dalle norme nazionali, ma che, ad onor del vero, era già l'indirizzo politico di questa amministrazione prima che lo fosse. Due, ipotizziamo costanti anche le entrate extratributarie, ovviamente da quest'anno in avanti, dopo una situazione di fatto che ci si è palesata e nella quale, con i bilanci consuntivi e previsionale, poi ne abbiamo dovuto prendere atto, che corrispondono alle forme di entrata finanziaria non derivante dalla tassazione appunto diretta o indiretta, quindi insomma tariffe materiali, parcheggi, eccetera, e anche in questo caso non vengono programmati aumenti nominali di gettito su queste voci. 3.
Riguardo alla terza voce relativa alle entrate correnti, che sono i trasferimenti statali, diciamo che non mettiamo ovviamente la testa sotto la sabbia e teniamo presente i tagli alle entrate in conto corrente, che se non saranno corretti dalle finanziarie dei prossimi anni avremo la necessità di dover spalmare sulla spesa. 4. Immaginiamo una leggera riduzione della spesa complessiva per il personale nell'arco dei prossimi 2 anni. Ricordiamo innanzitutto che la normativa nazionale prevede che i comuni diminuiscano ogni anno la spesa, senza fissare una percentuale precisa. Non ipotizziamo ovviamente né licenziamenti né interventi di diminuzione del trattamento economico dei nostri dipendenti, ma della struttura del personale in chiave di garantirne un maggiore efficientamento. In questo documento trasmettiamo i dati contabili che a dati ad oggi, ossia al 31 luglio, portano a una costanza della spesa corrente. Posso già anticipare che stiamo lavorando alla presentazione del previsionale del 2017 in modo da far sì che la spesa corrente, nella massima salvaguardia di tutti i servizi e delle scelte correnti dell'amministrazione, possa essere in diminuzione. Siamo di fronte anche a delle missioni nella spesa che sono ovviamente, come già stato ricordato, generali e complessive. E per quanto riguarda la parte numerica, la parte numerica verrà sviscerata come al solito durante il bilancio di previsione. È interessante però a mio avviso constatare come nell'analisi programmatica i servizi siano completamente mantenuti e se possibile implementati. Si va dal mantenere l'ottimo servizio della nostra mensa scolastica a chilometro zero, alla valorizzazione del patrimonio museale cittadino, all'implementazione delle possibilità turistiche. Insomma, a nostro avviso, una città viva che mantiene gli impegni presi durante la presentazione delle linee programmatiche. Sicuramente questo è uno strumento utile. Io credo che diventerà la fonte indispensabile per noi consiglieri nell'analisi e nella programmazione dell'attività strategica dell'ente e che soprattutto ha una grande dote, quella di fare chiarezza nel panorama delle scelte amministrative degli enti. Noi non abbiamo paura della chiarezza perché abbiamo sempre lavorato nell'interesse esclusivo dei cittadini, cercando, nonostante le difficoltà delle entrate e soprattutto il taglio dei trasferimenti statali, di mantenere un'altissima qualità dei servizi per i nostri concittadini. Credo che in questo momento questo documento abbia un deficit di un disallineamento rispetto ai tempi delle decisioni politica degli ultimi anni, dove vi era un bilancio di previsione che siamo stati molto bravi a presentare per molti anni prima della fine dell'anno, in altri anni l'abbiamo presentato qualche settimana dopo la fine dell'anno, ma comunque nei pieni tempi legittimi per poterlo fare. Ecco, in questo momento la decisione è in quell'arco di tempo lì. Io credo che sarà fondamentale nei prossimi anni spostarla e far diventare il DUP un documento, il documento principale dal quale il bilancio di previsione sarà una diretta emanazione e che però in questo momento dobbiamo dirci non lo è ancora. Grazie. Grazie al consigliere Bergesio. Aveva chiesto la parola al consigliere Somaglia, prego. Sì, grazie Presidente. Ma io sovente sono in disaccordo con gli interventi del consigliere Allario. Devo dire che questa sera, e mi ripeto, forse l'ho già detto anche altre volte, parzialmente mi trovo d'accordo sulla sua esposizione, soprattutto quando dice che si aspettava decisamente di più da questo documento. Come dice il titolo, è un documento unico di programmazione,
come ben ha detto il consigliere Bergesio che mi ha preceduto, deve diventare il documento unico da cui discende il bilancio, c'era da aspettarsi già in questa fase, anche se è vero, è la prima volta, quindi concediamo tutte le attenuanti del caso, è difficile sempre star dietro a quelle che sono le norme nazionali che poi cambiano ripetutamente anche in corso d'opera. Però probabilmente ci aspettavamo da questo documento di capire meglio quali siano le intenzioni di programmazione per il prossimo triennio e soprattutto per il 2017. Ma da questo documento non molte cose si riescono ad apprendere. Le apprenderemo probabilmente nei numeri in fase di presentazione del bilancio previsionale che andremo a discutere probabilmente nel mese di dicembre. E allora pazientiamo in quel senso lì e nell'analisi di questo documento, come dicevo, ci aspettavamo di capire quale fosse l'oggetto della programmazione, anche perché, se mi sono appuntato bene le parole dell'assessore, c'è una relazione stretta tra il programma presentato in fase di elezioni da parte dell'amministrazione e quello che è il DUP. Poi, con tutte le variabili che intervengono durante l'anno, le contingenze varie, le difficoltà, eccetera, eccetera. E voglio riprendere anche le parole dell'assessore quando dice che o meglio si augura che gli interlocutori del piano di sopra sappiano giudicare e rispettare le scelte. Giudicare, sta a loro giudicare, rispettare il rispetto che c'è stato verso le amministrazioni periferiche negli ultimi anni, secondo me è stato ben poca cosa, perché a cascata, ma una cascata di impeto, e quindi da parte del governo centrale si è provveduto a fare tagli e quindi senza andare assolutamente, secondo me, secondo noi, a tenere in considerazione quelle che sono le reali esigenze di chi opera invece sul territorio. Devo però dire che nella lettura del documento però alcuni spunti di riflessione vengono fuori, cioè non è tutto da buttare via, assessore, del suo lavoro. E nella lettura poi dei numeri, no? Per esempio, adesso vado a scorrere un po' pagina per pagina quello che ci è stato proposto. Per esempio, per quanto riguarda le opere pubbliche in corso di realizzazione, l'altra sera leggendo, anzi ieri sera purtroppo, sentendo anche le notizie tragiche che provenivano dalle zone terremotate, leggo consolidamento contro il rischio idrologico, nulla a che fare con gli eventi di terremoto, ma se nell'esercizio 2012 venivano avvalorati 250.000 euro su questi capitoli, il realizzato si ferma a 45.000 euro. Allora mi chiedo a cosa sono dovuti questi ritardi di realizzazione, se è un mero problema di contabilizzazione, perché ci dite che i dati riferiti al 31 luglio sono dati sul pagato in sostanza, o se c'è qualche pecca di realizzazione e quali possono essere le opere che avrebbero dovuto essere realizzati se così non è stato. Andando avanti, quando si parla di politica tributaria c'è sostanzialmente il non inasprimento della
dei tributi locali, leggendo però per esempio per quanto riguarda l'imposta di soggiorno riferito alle attività turistiche in particolare. Ho approfondito un po' il discorso e nel regolamento l'articolo 10 prevede che i tributi derivanti siano destinati in quell'ambito lì. Ecco, questo è un sottolineare se effettivamente è così, se vengono poi ribaltati in quel settore. Mi hanno nuovamente colpito gli stanziamenti e quello che potranno ancora essere i proventi dalle violazioni del codice della strada, perché o siamo di fronte a concittadini e fruitori delle strade su cui poniamo le nostre apparecchiature molto indisciplinati, o non è tanto un'opera di prevenzione quanto un'opera di incasso. Mi auguro che così non sia. Per quanto riguarda la parte di spesa corrente per missioni, rilevavo che nella missione turismo nel 2017, rispetto agli stanziamenti degli anni successivi, ci sono circa 200.000 euro in più. Presumo siano riferiti al fatto che nel 2017 ci sarà CIS. Ecco, questo è un chiarimento contabile. Sostenibilità nell'indebitamento nel tempo. Allora, qui noi più volte in fase di discussione dei bilanci indebitamento nel tempo, no? Più volte abbiamo in fase di approvazione dei bilanci preventivi sostenuto che probabilmente occorreva in questo senso qui più coraggio nel fatto di indebitarsi anche per opere ovviamente sensate, ecco, non per, ovviamente. Allora, risulta dai conteggi che sono stati esposti che la capacità di indebitamento, quindi il limite teorico di interessi sopportabili, è addirittura di 2 milioni rotti. No, noi ne sosteniamo circa 700.000. Allora, da 700.000 a 2 milioni 300.000 c'è uno spazio ampio che permetterebbe, se ho capito bene, assessore, che permetterebbe la possibilità magari di accendere qualche mutuo in più e realizzare per esempio alcune delle opere in periferia che citava l'amico consigliere Tripodi. Rilevavo, e questo è quello che dicevo prima, questa documentazione ci permette anche di andare ad acquisire dei dati che non sempre abbiamo o a volte ci sfuggono, che rispetto alla dotazione di pianta organica il personale risulta decisamente sotto organico. Questo ovviamente non dipende da noi, dipende dai i vari patti di stabilità che poco ci piacciono, ma che, con cui purtroppo dobbiamo fare i conti. Vado velocemente ad altre cose che se le sanzioni della strada ho già riportate prima. Ecco, ricompare la voce alienazione di beni per 3 milioni di euro, se non erro. Allora, mi auguro che ancora una volta non ci sia una mera scrittura contabile, che poi purtroppo, non do colpa a nessuno, forse possiamo dare la colpa alla situazione economico-sociale che stiamo vivendo, però basarci sempre su scritture che poi risultano aleatorie, forse sarebbe meglio non tenerle in considerazione. Se poi vengono, ben vengano, e se riusciamo a vendere qualcosa poco funzionale all'attività comunale, ripeto, ben venga, noi siamo a disposizione per sostenerlo. Per quanto riguarda il discorso della sicurezza, ecco, in questo caso qui qualche idea.
compare purtroppo in questi giorni, io mi scuso per non essere stato presente alla conferenza dei capigruppo, la notizia che si andrà probabilmente verso la soppressione dell'ufficio del giudice di pace per problemi economici, e mi auguro senza speranza probabilmente che il Ministero in qualche maniera riesca a intervenire. Temo che così non sia, anche se leggevo in questi giorni che gli incassi che giornalmente il Ministero fa nella nostra area per la tassazione, adesso mi sfugge non arrivano, ma voglio dire, siccome è un servizio che tocca in maniera importante e ha anche dei risvolti economico-sociali importanti sul territorio, forse sarebbe meglio che chi di dovere ne tenesse in considerazione. Ecco, per quanto riguarda il discorso sicurezza, noi porteremo avanti, spero già in fase di predisposizione del bilancio preventivo, alcune nostre idee per migliorare la situazione sul territorio, e colgo l'occasione per unirmi alle parole espresse dal sindaco nei confronti dell'amico Lettieri, che come ben sapete abbiamo provveduto a nominare nei nostri gruppi quale nostro, insieme al brigadiere Luca, quali nostri tecnici nelle commissioni di sicurezza. Giudice di pace, l'ho già detto. Ecco, non ho trovato particolari novità nella parte, nelle missioni che riguardano la valorizzazione dei beni culturali e dei beni e delle attività culturali. L'unica cosa che ho trovato di novità è la possibilità di adeguare il Movicentro per migliorare la fruibilità durante le manifestazioni. Non c'è traccia però di stanziamenti in questo senso. L'adeguamento di questi locali secondo me richiederebbe un intervento economico probabilmente di una certa rilevanza. Politiche giovanili, ecco, a questo riguardo colgo anche qui l'occasione per augurare buon lavoro al nuovo direttivo della Consulta giovanile. Devo però anche rilevare che bisognerebbe porre maggiore attenzione sulla validità, sulla partecipazione ad alcune delle iniziative, perché mi risulta che iniziative che sono state predisposte nelle settimane passate non sono andate forse così bene nella partecipazione rispetto a quanto ci si aspettava. Ho già finito. Concludo. Nella parte assetto territorio ed edilizia abitativa ci trova particolarmente d'accordo il punto in cui viene evidenziato si privilegino gli interventi utili alla riqualificazione del centro urbano. Questo deve essere secondo noi però accompagnato anche a delle misure di incentivazione affinché ciò avvenga. Allora, velocemente arrivo al fondo. Ecco, mi ero ancora segnato anche per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente, quali possono essere stati i risultati della collaborazione degli ICAT e quali sono le proposte. Ecco, anche in questo campo qui occorrerebbe sapere e valutare quali sono le proposte che l'amministrazione ha intenzione di mettere in campo per l'ulteriore miglioramento della qualità dell'aria che quotidianamente respiriamo. È
è ricomparso il progetto, pare, dell'eliminazione del passaggio a livello, o meglio ricomparso, ha ripreso il re, ci auguriamo che prosegua, anche se non ci ha mai trovati così concordi per quanto riguarda l'elevato costo che avrebbe questa realizzazione. Soccorso civile, e chiudo, non ho trovato menzione nelle considerazioni e valutazioni la continuazione della preziosa collaborazione col gruppo comunale di protezione civile. Allora, tutte queste considerazioni, che rimanderemo ovviamente alla discussione del bilancio previsionale, ci trova, se dobbiamo esprimere un voto, ovviamente non favorevoli alla condivisione di questo documento. Grazie. Grazie al consigliere Somaglia. Ha chiesto la parola il consigliere Marengo, prego. Grazie Presidente. Io voto no a tutto. Il mio non è solo un voto programmatico per il referendum del 4 di dicembre, è un voto contro il governo che ci impone questa legge, che ci impone di una programmazione triennale senza anima, mi passate questo termine, ed è un no questa sera contro il DUP che ci è stato presentato. Voto no alla riforma costituzionale, perché credo che sia veramente la strada verso una dittatura. Nel 1970 ci fu un tentativo di colpo di Stato in Italia, almeno ebbero la buona grazia di usare i carri armati, pur non andando per fortuna bene. Questa volta lo si fa con leggi liberticide. Ci hanno tolto la possibilità di votare per le province, ci toglieranno la possibilità di scegliere i nostri senatori, mandando a rappresentarci consiglieri regionali e sindaci che non faranno così bene nel loro lavoro, nel lavoro di senatori. Ma voto anche no contro questo governo. Proprio in quest'Aula, un paio di anni fa, quando il governo Renzi si insediò, alcuni dei colleghi della maggioranza mi dicevano dobbiamo lasciarlo lavorare perché deve risanare le problematiche causate da altri. Orbene, sono dati ufficiali questi. Il debito pubblico italiano è passato da 2.107,1 miliardi di euro nel febbraio 2014, il dato di insediamento del governo Renzi, a 2.241,8 miliardi di euro, a oggi. Sono 5,060 miliardi al mese, 168 milioni al giorno, 7 milioni di euro l'ora, 116 mila euro al minuto, 1.943 euro al secondo. Per il nostro debito pubblico. Questi sono dati incontrovertibili. Ha fallito questo governo su tutta la linea, sulle politiche del lavoro, sulle politiche dell'integrazione, sulla politica estera, come sempre non è pervenuta. Oggi ci troviamo a distanza di pochi mesi, anzi di poche settimane, da un appuntamento elettorale, allora si tenta di fare la voce grossa in Europa, mendicando poi però un po' di elasticità sui conti pubblici, sfruttando addirittura il terremoto o sfruttando l'immigrazione. Questi sono dati che riempiono di sgomento. Se poi pensiamo che le politiche del lavoro di questo governo, che col Job Act l'anno scorso ci dicevano che avrebbero rivoluzionato il mercato e avrebbero dato un po' di respiro al nostro paese, vediamo, e questi sono dati Istat, che ad agosto 2016 i licenziamenti di persone assunte a tempo indeterminato col Job Act sono aumentati del 31% rispetto all'anno scorso. Sono dati che fanno venire la pelle d'oca. E questo no a governo si riflette anche nel no al DUP di cui parliamo questa sera. Ha ragione il consigliere Allasia. È una legge, la si deve seguire. L'amministrazione ha tentato, bene o male, poi dipende sempre dai rispettivi punti di vista, di dare delle risposte quando risposte non ci sono.
Io 2 anni fa, quando si insediò questa amministrazione, già durante la prima seduta in cui, anzi la seconda seduta in cui il sindaco declinò il suo programma elettorale, dissi che mancavate di coraggio. Ve lo ripeto tutte le volte che ci troviamo in quest'aula per discutere il bilancio e ve lo ribadisco questa sera. Viviamo una situazione drammatica, Bra. Abbiamo discusso solo l'altra sera nella capigruppo della situazione di Ageo. Tra l'altro i miei contatti all'interno, a livello dirigenziale, mi hanno detto che la situazione è molto peggio di quello che si pensa. Quindi il numero di persone che rischiano il posto è molto, molto, molto più elevato di quello che ci è stato detto. Di Ageo. C'è una situazione Olicar che è sul filo del rasoio, non si saprà come andrà a finire, e anche qui vede una quarantina di maestranze che rischiano seriamente il loro posto di lavoro. Il vice sindaco si ricorderà, perché l'abbiamo visto nell'ultima commissione sulle attività produttive, i dati sulla disoccupazione a Bra forniti dal centro per l'impiego sono quantomeno spaventosi, passatemi il termine. Se nel 2017 avremo ancora altre persone che perderanno il lavoro in queste aziende, non faranno altro che aggiungersi ai numeri che già noi oggi abbiamo e che sono numeri terribili. Per questo, leggendo il DUP, mi sarei aspettato un po' più di coraggio da parte di questa amministrazione. È un coraggio che viene meno quando invece proprio il momento storico ed economico ne richiederebbe una perseveranza maggiore. Ho letto i dati, sono pochi, non sono tantissimi. Il DUP, come ci ha spiegato l'assessore, è un documento programmatico, giustamente. Fanno specie il 1.430.000 euro, l'hanno già detto i miei colleghi, ma lo ribadisco, per le sanzioni dal codice della strada. Sono un po' inspiegabili, a mio modo di vedere, i 555.000 euro di prestiti a breve termine nel 2017. Sono pura utopia i 2.275.000 euro derivanti da alienazioni, perché sono effettivamente scritture contabili, diciamoci la verità. Ma quello che mi spaventa è anche il piano triennale dei lavori pubblici. L'abbiamo visto l'altra sera, naturalmente con molta solerzia. Martedì si fa la commissione lavori pubblici, tanto il giovedì c'è il consiglio comunale, si vedono i dati solo in quel momento. Ma gli oneri di urbanizzazione, ribaditimi prima dal dirigente, sono stati quelli effettivamente incassati l'anno scorso, hanno dato come gettito 620.000 euro. Noi abbiamo nel triennale qualcosa come circa 1 milione di euro all'anno, poco meno, derivanti da oneri di urbanizzazione. Anche queste sono cifre che trovano poco riscontro nella realtà. L'unica luce di speranza che vedo in questo momento, l'unica nota confortante, è che finalmente, anche se dopo tempi biblici, dopo averla votato nell'ottobre 2015 ed esserci riuniti per la prima volta nel giugno 2016, finalmente ha preso vita la Commissione Attività Produttive. Giugno, ci siamo visti gli inizi di ottobre, probabilmente si sta lavorando al questionario in questo momento da inviare alle aziende, passeranno comunque dei mesi. Mi sarei aspettato veramente, ecco, cifre sensibili da questo punto di vista. Dissi l'altro giorno in commissione all'assessore, e lo ribadisco questa sera, che se, e questo è un principio di economia, se vuoi avere un ritorno devi investire. Se l'amministrazione vorrà dare una mano alla nostra cittadinanza, ai nostri cittadini, dovrà investire denaro, e credo anche parecchio, senza aspettare eventuali introiti da parte di associazioni, dalle banche. Se questi ci dicessero no, cosa faremo? Qual è la vostra intenzione? Lasciamo perdere tutto? Tutto quello che di buono è stato fatto fino ad oggi andrà perso? Perché vedete, abbiamo assistito quest'estate alla riqualificazione cittadina. Passatemi il termine, Bra è stata tenuta quasi in ostaggio per 6 mesi tra i lavori su strada Orti e nel centro cittadino. Oggi abbiamo una città riqualificata, sicuramente migliore di quella che c'era prima, anche se poi
apro una piccola parentesi, ci sarebbe da discutere perché sotto i portici di Via Principi non si va a mettere la pietra di Luserna che tanto era stata decantata nelle varie commissioni, è quello che è uscito sui giornali. Controlliamo i progetti, ma è quello che in una commissione lavori pubblici c'era stato sempre detto. Chiedo conferma ai miei colleghi consiglieri, ma era stato sicuramente così. Detto questo, la riqualificazione non serve comunque, signor Sindaco, se non portiamo di nuovo le persone nei negozi. I negozi potranno avvalersi di questa riqualificazione, ma fino a un certo punto. Potranno stare aperti e potranno lavorare semplicemente se le persone avranno un reddito da poter spendere nelle loro attività commerciali. L'invito che faccio io è, adesso stiamo parlando di un documento, di una cornice, ma questo che vi ho sempre fatto e che vi farò ancora oggi. C'è da dire anche un'ultima cosa, rileggendo il DUP ho notato che gli stanziamenti per il giudice di pace erano circa 11.500 euro all'anno per i 3 anni sostanzialmente, era il personale, benissimo, quindi si pensava comunque a un mantenimento della struttura, ce lo auguravamo tutti. Oggi questa struttura ci viene, questo ente ci viene sottratto, non per volontà dell'amministrazione, ci mancherebbe altro. Per impossibilità, signor Sindaco, mi lasci finire, le sto dando per una volta che le do ragione. Però questa cosa ci deve far riflettere sul fatto di avere oggi come oggi un governo che non garantisce i suoi cittadini, che ci sta togliendo e ci sta sottraendo quelli che sono, credo, i servizi essenziali. Riflettiamoci bene. Io invito tutti voi a votare no al referendum costituzionale. Il mio no a questo governo è fermo e assoluto e faccio la mia dichiarazione di voto fin da adesso. Voterò no al DUP. Grazie. Grazie al consigliere Marengo. Aveva chiesto la parola il consigliere Ambrogio. Prego. Sì, grazie Presidente. Ma io vorrei riportare un attimo il discorso sul documento unico di programmazione triennale del nostro Comune, perché dopo l'ultimo intervento, in questi toni così, esatto, apocalittici, c'è un attimo di tensione. E mi volevo collegare all'intervento che ha fatto il collega Somaglia sul discorso dei numeri e dei programmi che sono specificati ed esplicitati nel documento unico di programmazione. È stato detto dall'assessore, è stato ribadito anche dagli altri consiglieri, cioè questo è forse l'inizio di un nuovo percorso dal punto di vista della programmazione del bilancio del Comune. Non sostituisce ancora attualmente né il bilancio previsionale né il bilancio definitivo, ma dà delle indicazioni. E mi fa piacere che, ripeto, collega Somaglia, sia andato a leggere i numeri, a leggere le cose. Quindi mi permetto di sentire con quello che ha detto all'Asia sul fatto che è un documento vuoto. Io l'ho letto e non mi sembra un documento vuoto, ci sono le strategie del Comune, c'è scritto i servizi che saranno mantenuti, in che modo saranno mantenuti, il miglioramento di questi servizi e poi ovvio dobbiamo fare conto con la realtà dei fatti, cioè non abbiamo la bacchetta magica perché se ce l'avessimo non saremmo qui a discutere di queste cose. Quindi non mi sembra che ci siano storni sugli investimenti. Ci sono dei dati reali, fattibili, in linea con questo momento che stiamo vivendo, che sappiamo bene, non è un momento bellissimo, cioè non è il libro dei sogni questo DUP, è la realtà. Quindi ci sono, ripeto, cifre specifiche, indicazioni specifiche al riguardo e quindi sono assolutamente
non d'accordo col fatto che è un documento vuoto, poi tutto è migliorabile, tutto è perfettibile, siamo assolutamente d'accordo. Intanto si parla di un, non dico un esperimento, ma comunque un modo nuovo di valutare i numeri, e quindi mi permetto a nome della maggioranza di porre parere favorevole, e quindi noi voteremo sì. Grazie. Grazie, consigliere Steggiano. Rimaniamo per cortesia. Qui non si parla di referendum, si sta parlando della proposta numero 7, documento unico di programmazione. Consigliere Maggiù, prego. Sarò molto breve, io condivido il no di Marengo, ma solo il primo, solo sul referendum. Io invece sono convinto che la pedonalizzazione è assolutamente un cambiamento culturale che porterà grandi benefici ai commercianti. Bisogna solo dare un po' di tempo alla gente che si abitui, ma poi secondo me saranno gli stessi commercianti a non voler più vedere macchine passare, magari si lamenteranno dei residenti che passano, chissà, vedremo. Però prendo parola solo per dire, insomma, benvenuti ai ragazzi della consulta giovanile, il presidente che è qui dietro di noi, e senza critica, solo per ribadire che l'unico evento pubblico che la consulta giovanile ha organizzato finora è stato quello alla Zizzola, che ha avuto, insomma, una buona partecipazione di ragazzi di Braia anche fuori. E per dire, insomma, che le iscrizioni alla consulta sono sempre aperte, perché prima qualcuno mi ha detto che non è stata fatta un'informazione aperta al pubblico, non sono stati informati, insomma, vari gruppi di giovani, convinti, insomma, che le iscrizioni si siano chiuse, ma le iscrizioni non si chiudono mai, sono sempre aperte, quindi per chiunque, insomma, è benvenuto. Naturalmente poi la consulta, i ragazzi poi questi mesi lo dimostreranno, la loro intenzione è quella di lavorare molto nelle scuole e quindi di ingrandire sempre di più il gruppo. Grazie. Grazie, consigliere Maggiù. Salutiamo i rappresentanti della consulta, presidente e componente del direttivo, se non sbaglio. Bene, buon lavoro. Consigliere Ferrero, prego Pietro. Pietro, prego. Grazie presidente. Un brevissimo intervento che non avevo programmato di fare, ma mi viene di getto proprio dopo quello che ho sentito, e di tutt'altro taglio rispetto a quelle che mi hanno preceduto. Confesso di non aver avuto il tempo di leggere e di istruirmi su questo documento. Confesso anche di aver in un certo senso patito l'intervento del consigliere Alasia. Ha avuto buon gioco, ha voluto maramaldeggiare nel descrivere questo scenario apocalittico, ci ha fatto pesare lo scotto dell'apprendistato della prima volta di compilazione di un documento. Non lo seguo, consigliere Alasia, nelle controaffermazioni. Alcune cose però gliele voglio dire. Il nulla, il vuoto che lei lamenta e che ha avuto per certi aspetti buon gioco di dire, e che però il consigliere Somaglia ha in parte smentito, lei lo può trovare in pieno nei bilanci annuali di previsione e in quelli triennali. E anche nel programma di governo all'inizio legislatura trova la linea, la strategia, la visione e anche il cuore dell'operato di questa amministrazione. Lei li voleva trascritti in bella, su un altro libro, perché la legge prescrive così? Lo faremo anche. Da lì a dire quello che lei ha detto ce ne corre. La dimostrazione sta nelle cose fatte, che lei ne pensi e dica, e che certamente faremo. Grazie. Grazie al consigliere Ferrero.